Insieme alle religioni ufficiali sono sempre esistite organizzazioni esoteriche dedite alla trasmissione nei secoli del proprio retaggio spirituale. Tra queste c'è l'Ordine della Rosa Croce, la cui esistenza fu resa pubblica nel XVII secolo, ma le cui origini sono ancora più remote. Sergi Uten, storico. Una mattina dell'anno 1623, gli abitanti di Parigi furono sorpresi da misteriosi manifesti affissi sui muri della città. Noi, delegati del Collegio Principale dei Fratelli della Rosa Croce, facciamo soggiorno visibile e invisibile in questa città per grazia dell'Altissimo, verso il quale si volge il cuore dei giusti. Noi mostriamo e insegniamo, senza libri né segni, a parlare la lingua dei paesi nei quali vogliamo dimorare, per salvare gli uomini, nostri simili, dall'errore e dalla morte. Se qualcuno fosse preso dal desiderio di vederci solo per curiosità, non comunicherà mai con noi. Se invece la volontà lo spingerà realmente a iscriversi nel registro della nostra confraternita, noi, che giudichiamo le intenzioni, gli mostreremo la verità delle nostre promesse. Perciò non dichiariamo il luogo della nostra dimora in questa città, certi che i pensieri uniti alla volontà reale del lettore saranno sufficienti a farci conoscere a lui e lui a noi. Questo manifesto si riferiva dunque a una misteriosa fraternità, a una società segreta, quella dei Rosa Croce. Non era la prima volta che questa fraternità faceva parlare di sé. Qualche anno prima aveva già pubblicato tre manifesti diventati celebri nel mondo dell'esoterismo. La Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis e le Nozze Chimiche di Christian Rosenkreuz. Oggi sappiamo che i manifesti furono redatti da un collegio di Rosa Croce, il Cerchio di Tübingen, del quale facevano parte Johann Valentin Andrae e Johann Arndt. Tutti erano appassionati di ermetismo, di alchimia e di Cabala. Pubblicata nel 1614, la Fama Fraternitatis si rivolge ai dirigenti politici e religiosi e agli scienziati dell'epoca, denunciando la situazione generale piuttosto negativa dell'Europa. Rivela l'esistenza dell'Ordine della Rosa Croce attraverso la storia allegorica di Christian Rosenkreuz. Dal giro del mondo, prima di fondare la Fraternità Rosacrociana, alla scoperta della sua tomba. Il manifesto fa appello ad una riforma universale. La Confessio Fraternitatis, pubblicata nel 1615, completa il primo manifesto, da una parte sottolineando la necessità che l'uomo e la società si rigenerino e dall'altra indicando che la Fraternità di Rosa Croce possiede una scienza filosofica in grado di operare tale rigenerazione. A tal fine si rivolge innanzitutto ai ricercatori che desiderano partecipare ai lavori dell'ordine e contribuire al benessere dell'umanità. L'aspetto profetico del testo colpì molto i dotti dell'epoca. Pubblicate nel 1616 le Nozze Chimiche di Christian Rosenkreuz, con uno stile del tutto differente dai primi due manifesti, descrivono un periplo iniziatico che rappresenta la ricerca dell'illuminazione. Il periplo, di 7 giorni, si svolge principalmente in un misterioso castello, dove devono essere celebrate le nozze di un re e una regina. In termini simbolici, le Nozze Chimiche descrivono il cammino spirituale che conduce ogni iniziato a realizzare l'unione della propria anima, la sposa, a Dio, lo sposo.
Come sottolineato da storici, pensatori e filosofi, la pubblicazione dei tre manifesti rosacrociani non fu né senza senso né inopportuna. Avvenne in un'epoca in cui l'Europa attraversava una crisi esistenziale molto profonda. Politicamente divisa, era lacerata da conflitti economici. Le guerre di religione seminavano sofferenze e desolazione persino nelle famiglie. La scienza spiccava il volo e si dava un orientamento materialista. Per i più, le condizioni di vita erano miserabili. I Rosa Croce quindi uscirono dal loro segreto leggendario per esortare a un maggiore umanesimo e spiritualità. Per riassumere l'ideale che animava i Rosa Croce del XVII secolo, citiamo Comenio, considerato oggi il padre spirituale dell'UNESCO. Noi vogliamo che tutti gli esseri umani, collettivamente o singolarmente, giovani o vecchi, ricchi o poveri, nobili o modesti, uomini o donne, possano essere istruiti e diventare esseri completi. Noi vogliamo che possano accedere alla cultura ed essere formati non soltanto su aspetti particolari, ma anche su tutto ciò che consente all'uomo di realizzare pienamente la sua essenza, imparare a conoscere la verità, a non essere ingannato dai simulatori, ad amare il bene e a non essere sedotti dal male, a fare quel che si deve e a riconoscere quello che si deve evitare, a parlare saggiamente di tutto con tutti. Infine, a trattare le cose, gli uomini e Dio sempre con prudenza e non alla leggera e a non allontanarsi mai dal proprio obiettivo, la felicità. Se è vero che le origini storiche della Rosa Croce risalgono effettivamente al XVII secolo, è vero anche che il suo retaggio tradizionale si rivela molto più antico. Taluni storici dell'esoterismo lo fanno risalire all'antichità egizia, più esattamente all'epoca di Amenhotep IV, più noto col nome di Akhenaton, che fu il primo a instaurare il monoteismo in Egitto. Come conferma la maggior parte degli egittologi, esistevano allora delle scuole di misteri, delle scuole cioè nelle quali si studiavano i misteri dell'universo, della natura e dell'uomo. Questo studio diede nascita ad una gnosi, una conoscenza segreta che si sarebbe tramandata nei secoli. Dall'Egitto, l'antica saggezza sarebbe passata alla Grecia antica grazie ai pitagorici, poi all'antica Roma con i neoplatonici. Gli alchimisti del Medioevo la ereditarono e a loro volta la trasmisero ai Rosa Croce del XVII secolo. Tra i vari libri, Michael Mayer, che faceva parte della fraternità rosacrociana dell'epoca, scriveva: «Le nostre origini sono egizie, bramaniche, derivano dai misteri di Eleusi e di Samutracia, dai maghi della Persia, dai pitagorici e dagli arabi». L'antico retaggio non si fermò al XVII secolo. Si tramandò nei secoli successivi e diede nascita a diverse obbedienze rosacrociane. I Rosa Croce studiano anche i legami ontologici che esistono tra l'uomo, la natura e Dio, da loro considerato come l'intelligenza assoluta dalla quale tutta la creazione è emanata dall'inizio dei tempi. Questa intelligenza è inconcepibile e inconoscibile. Si manifesta grazie a delle leggi dette divine, nel senso di leggi naturali, universali e spirituali. Dal punto di vista rosacrociano, la felicità dell'uomo sta nel rispetto di queste leggi, perciò occorre studiarle e conoscerle. Insieme all'insegnamento, l'Ordine della Rosa Croce diffonde una filosofia basata sull'alchimia spirituale. Questa non consiste nel trasformare i metalli vili in oro, come facevano gli alchimisti d'un tempo, ma nel trasformare i difetti della natura umana nelle loro qualità corrispondenti, ovvero l'orgoglio in umiltà, l'egoismo in generosità, l'intolleranza in benevolenza. Applicando questa filosofia, i rosacrociani lavorano al proprio perfezionamento, al fine di diventare migliori nel loro comportamento, da cui il simbolismo del cavaliere Rosa Croce.
In generale pensano che il male esiste sulla terra perché gli uomini si compiacciono delle loro debolezze e non aspirano sufficientemente al bene. L'umanesimo rosacrociano consiste nel migliorare il mondo, migliorando se stessi. Ma chi ha sposato la rosa alla croce? Scrive Goethe. Nessuno lo sa. La croce, fin dalla più remota antichità, fu impiegata a fini diversi in molte culture e tradizioni, mentre la rosa è sempre stata il simbolo universale della purezza, della bellezza e dell'amore. Per i rosacrociani, i due simboli riuniti hanno un significato molto particolare. La croce simboleggia il corpo fisico dell'uomo, la rosa al centro, la sua anima in via di evoluzione. Nell'insieme, la rosa croce non è un simbolo religioso, ma rappresenta la dualità di ogni essere umano e il suo cammino di vita in vita verso la perfezione fino allo stato di saggezza. Secondo la tradizione rosacrociana, chiunque realizzi tale perfezione non è più obbligato a reincarnarsi. Aperta per sempre, la rosa della sua anima non ha più bisogno della croce per perfezionarsi e rimane in tutta coscienza nell'immensità divina. Ecco forse il senso di questa misteriosa formula. Ad rosam per crucem, ad crucem per rosam.